Il Tribunale di Roma ha accolto la richiesta di giudizio immediato della sindaca Virginia Raggi per la vicenda delle nomine in Campidoglio. Il processo inizierà il 21 giugno prossimo. 5 Stelle e Centrodestra intanto sono alle prese con i nodi delle candidature e delle alleanze. Daniele Rotondo. Solo dopo la campagna elettorale la sindaca di Roma Virginia Raggi andrà a processo, fissato per il prossimo 21 giugno. La prima cittadina della capitale deve rispondere di falso ideologico nell'inchiesta che riguarda la nomina di Renato Marra. Ma i 5 Stelle sono alle prese con le candidature in vista delle politiche. Sarebbero 9.000 gli aspiranti parlamentari. Ora toccherà a Luigi Di Maio verificare nomi e requisiti richiesti, non ultimo il certificato penale di ogni candidato. Confermati i nomi di alcuni big e volti noti della TV e invece un'autentica fake news, si legge in una nota ufficiale del movimento, la candidatura del padre di Alessandro Di Battista e sulle candidature interviene Laura Castelli. Il metodo per l'accettazione delle candidature del Movimento 5 Stelle sta funzionando, è un gran successo e ha moltissima partecipazione da parte dei cittadini. A differenza di quelle degli altri partiti che non si è capito come si spartiranno le poltrone.